Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube, un nuovo aggiornamento dei mercati finanziari. Aggiornamento che comincia malissimo, nel senso che comunque sono usciti oggi i dati sull'inflazione dell'Eurozona, dati anche usciti per quanto riguarda l'inflazione italiana, e i dati non sono affatto incoraggianti, addirittura sono peggiorativi di quanto ci si aspettava. Guardate qua, l'Eurozona rispetto a un 9% di atteso di IPC annuale, quindi indice dei prezzi al consumo annuale, siamo arrivati a un 9,1, quindi la BCE ora sarà costretta davvero a cominciare a usare le mani pesanti perché, e a seguire un po' l'esempio della Fed, perché altrimenti diciamo che difficilmente veniremo a capo di questa situazione, soprattutto perché l'impatto poi sui costi energetici comincia a essere davvero alto, tanto sul cibo che quant'altro, perché ovviamente tutta la questione dei trasporti, tutta la questione di forniture elettriche, energetiche in generale, quindi il gas russo e quant'altro, ovviamente influiscono tantissimo. Quindi Europa che prende lo scettro dell'inflazione, guardando insomma le tre grandi aree, cioè quella cinese, quella americana e quella europea, ora l'Europa è quella che guida la classifica, una non invidiabile classifica, con un 9,1% rispetto agli Stati Uniti, che vedremo comunque dopo col grafico. Quindi notizie non buone che si riflettono ovviamente sui mercati. Mercati europei che stamattina erano partiti discretamente, un po' diciamo spinti anche da un ottimismo dopo i dati sull'inflazione francesi, che erano leggermente più ottimistici rispetto a quello che si poteva pensare, e poi sono stati freddati in qualche modo e quindi adesso c'è anche un po' di scotto da pagare. E poi per aggiungere un po' di negatività, diciamo, al tutto ci pensa anche il buon Michael Burry. Vi ricordate Michael Burry? Lo dovreste conoscere. Chi non lo conosce, si vada a informare, vada soprattutto a vedersi il film The Big Short. Michael Burry, denominato The Big Short, è quello che aveva previsto la crisi dei mutui subprime prima che questa accadesse, con un bel po' di anticipo. Circa un annetto prima aveva cominciato ad andare short, diciamo, sulle banche e su tutti i derivati. E quindi questo ovviamente l'ha reso famosissimo. Personaggio molto eccentrico, molto particolare. Ha un account Twitter, che è quello che vedete qui, che se andate a vedere proprio su Twitter noterete che ci sono zero tweet, malgrado lui twitti abbastanza spesso. Perché cosa fa? Lui twitta e poi cancella, perché non gli piace lasciare tracce, per così dire. Però ci sono tutta una serie di bot che hanno preso in qualche modo i suoi tweet e li tengono registrati e li conservano in maniera di poterci poi dare modo di poterli anche leggere. E quello che dice qua in questo tweet è estremamente interessante, soprattutto che statisticamente poi lui è veramente una mente geniale, ha una sorta di genio particolare, molto 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 diciamo particolare. Lui è un amante, per esempio, del death metal. Questo è una questione un po', è una cosa un po' particolare, diciamo, per uno che è un matematico, ha una mente estremamente matematica e ha tutta una serie di passioni curiose. Però, detto questo, oltre a essere comunque un ottimo chitarrista, un ottimo batterista, detto questo, lui ha fatto questo tweet molto interessante qualche giorno fa, un paio di settimane fa, in cui diceva: guardate, il Nasdaq adesso è salito del 23%. Rispetto al basso, rispetto diciamo all'ultimo bottom, non all'ultima discesa. Infatti l'abbiamo vista sta cosa. Bravi, cioè, congratulazioni. Siamo esattamente, cioè, nella media dei bear market rally. Ovvero, cosa sono i bear market rally? Statisticamente questo è un dato che si trova ovunque. Dal 1929 1932 fino a 2000-2002, diciamo, il rimbalzo medio dei market bear, cioè quindi dei mercati in discesa, è stato del 23%, quindi un po' come quello che si sta avvenendo oggi. Solo dal 2000 in avanti ci sono stati due rimbalzi più alti del 23%, uno del 40% e uno del 50%, dopodiché i mercati sono crollati nuovamente, raggiungendo nuovi minimi. Quindi questo è quello che ci sta dicendo il buon Michael Burry. Ma andremo a vedere dopo in dettaglio cosa voglio farvi vedere, cosa ha combinato Michael Burry in più. Andiamo però adesso a vedere un attimino i mercati, perché siamo sul Nasdaq. Perché vi faccio vedere il Nasdaq? Perché esattamente volevo farvi vedere quello che diceva Michael Burry, cioè dall'ultima discesa, vedete, quando eravamo entrati nella zona orso, qui il mercato è rimbalzato, e è rimbalzato esattamente qua, vedete, 23,71% nella media, esattamente diciamo degli ultimi 70 anni, quelli che volete, insomma, più o meno 70, 80 anni, quelli che siano.
E da qui poi dopodiché c'è stato un nuovo crollo dei mercati, cosa che per il momento sembra configurarsi, viste le ultime discese, ok? Quindi abbiamo tutta una serie di cose che insomma ci stanno mettendo un po' di campanelle allarme. E perché ci stanno mettendo questi campanelli allarme? Soprattutto perché mi preoccupa questo tweet fatto da Michael Burry. Non è che voglio spaventarvi, ma perché guardate cosa ha combinato poi. Faccio vedere questo grafico, vi faccio vedere questa grafica qua. Allora, qui ovviamente siamo sul calendario economico, non è quello che volevo farvi vedere, anche se è interessante capire un po' quello che succederà più tardi. Vediamo se ci sono dati interessanti oggi, ci sono le scorte di petrolio, niente di che. Allora, quello che volevo farvi vedere era questo. Questo è il Sean Capital, Sean Asset Management, è l'azienda di Michael Burry e la sua azienda di investimenti, il suo fondo di investimento, ok? Guardate cosa ha combinato nell'ultima dichiarazione del documento 13F. Ha svuotato tutte le posizioni, ha chiuso tutte le sue posizioni, le ha vendute tutte, a prescindere che fossero in perdita o meno. Guardate, meno 100%, giù, giù, giù tutto. E cosa ha fatto? Ha un'unica posizione aperta su un settore industrial, cioè Geo Group Inc. Azienda tra l'altro abbastanza curiosa, poi ne parliamo. E quindi cosa ha fatto lui? Ha venduto tutto, ha venduto tutto, ha venduto, guardate, ha venduto anche le put su Apple. Vi ricordate che qualche settimana fa ve ne avevo parlato, anzi in realtà un po' più di qualche settimana fa, in cui Michael Burry aveva fatto un tweet in cui aveva messo in guardia Elon Musk proprio dal fatto che lui aveva deciso di andare short pesantemente su Apple, e così era stato. Ora, su quello che è successo qua, qui vedete, ha scaricato circa 206.000 share. Ora, sicuramente è andato in guadagno, non è che ci abbia rimesso. Poi non so qui adesso nel dettaglio, devo andare a vedermi un po' quello che è successo nei mesi precedenti per capire un po' meglio come stavano le posizioni. Però quello che è curioso è che lui in qualche modo, insomma, ha fatto un fuori tutto e ha fatto quasi un all-in di questa azienda qua, che è Geo Industrials, cioè davvero qualcosa di incredibile, per così dire. Soprattutto perché il suo asset gestiva circa 300 milioni di dollari, e vedete che ha liquidato tutto e adesso ha lasciato circa 3 milioni e 300 mila dollari proprio su Geo Industrial, e adesso ha detto via tutto perché i mercati crolleranno. E questo l'ha fatto ovviamente nell'ultimo Q2, se non ricordo male, questo è il risultato del Q2. Quindi questo lascia ancora molto preoccupanti, cioè lascia spiragli ancora a scenari molto preoccupanti, perché insomma uno come lui che decide in qualche modo di svendere, di chiudere tutto per tenere soltanto un'azienda è davvero preoccupante. Poi torniamo adesso su quanto riguarda, torniamo invece sui mercati. E vediamo un po' quello che sta succedendo sul resto. Allora, dicevamo, Nasdaq è più 1% in questo momento, che siamo in un momento di ovviamente pre-market, ma anche ieri era positivo, poi è crollato miseramente all'uscita dei dati, diciamo, sui nuovi lavori che hanno fatto sì che sia il Nasdaq che l'S&P 500 crollasse abbastanza miseramente. Perché? Perché essendo aumentati di tanto questi posti di lavoro, questo cosa ha dato agli investitori? Ha dato un ulteriore allarme, perché significa che se la forza lavoro, se il lavoro, insomma, il mercato del lavoro in America è forte e sta andando avanti in maniera molto molto forte, la Fed non ha problemi ad applicare metodi ancora più duri per combattere l'inflazione, perché non deve preoccuparsi del mercato del lavoro. E questo ovviamente preoccupa gli investitori, che invece continuano a vedere lo spettro dell'aumento dei tassi pesante, ovviamente avvicinarsi sempre di più. Quindi mercati in down, perché? Perché la Fed ovviamente potrà fare quello che vuole e quindi giocare pesantemente, così come Powell aveva detto proprio la settimana scorsa. Oggi siamo su un rimbalzino, un rimbalzo che non ci deve far presagire nulla però di particolarmente interessante, perché vedete, siamo su questa struttura qua, struttura tecnica, che ha già visto più volte i mercati tornarci e poi tornarci sopra e poi tornarci sotto. Quindi siamo su un rimbalzo più che altro tecnico che altro.
Ora, andiamo a vedere cosa sta facendo anche l'S&P 500 e così almeno vediamo un attimino anche qui come si sta comportando. Stessa storia, vedete anche l'S&P 500, probabilmente se andiamo a misurare anche qui, adesso non so se è lo stesso profondità, mi ricordo l'avevo misurata, siamo al 18,98%, non è la stessa profondità, però insomma anche qui diciamo, l'andamento che sta avendo l'S&P 500 non è molto dissimile a quello del Nasdaq. Quindi FTSE MIB meno 0,26, DAX più 0,45, UK 0, meno 0,47, Francia meno 0,19. Adesso si stanno riprendendo un pochino le borse italiane, scusate, le borse europee, dopo lo schiaffone, diciamo, dei dati dell'inflazione, ovviamente, che certo non lascia ben sperare, e quindi staremo un po' a vedere quello che succederà. Mercati asiatici stanotte hanno chiuso in maniera abbastanza positiva, bene l'Hang Seng, e soprattutto l'Hang Seng Tech ha fatto più 1,09%, quindi anche qui staremo a vedere. Torniamo a parlare adesso di Geo Group. Geo Group è una società abbastanza curiosa, che si occupa di assistenza in qualche modo alle persone che devono rientrare negli Stati Uniti. Per vari motivi, e lavora anche soprattutto lavora con il governo, è una società che lavora di servizi, che lavora con il governo, ma lavora anche con l'esercito in maniera particolare, quindi è una società abbastanza strana. Non sono ancora riuscito a capire bene cosa faccia in realtà, però è interessante vedere come Michael Burry ci abbia scommesso, o almeno insomma se la sia tenuta. Guardate, ultimamente non è che sia andata proprio benissimo, guardate, è andata giù tantissimo, anzi probabilmente qui ha toccato anche un doppio, ha fatto anche un doppio minimo qui, guardate, a 5,05, adesso siamo a 8,15. Guardavo tra l'altro nelle statistiche su altri siti anche del fair value, si ipotizza che un fair value di questa azienda possa essere intorno ai 16-17 dollari, quindi in realtà il doppio, ma ripeto, sono ipotesi, poi nessuno deve aprire posizioni perché vede questo video, perché Michael Burry ha fatto qualcosa, quindi occhio, ragionate sempre con la vostra testa. Detto questo, andiamo a guardarci un attimino quello che sta succedendo per esempio sui mercati, quindi obbligazionario, forex e quant'altro. Col dollaro che è leggermente positivo, qui combatte con questo doppio massimo, dollaro positivo che manda un po' a pallino le materie prime. Infatti vedete qui siamo sul grano che oggi è tornato a essere un po' negativo, meno 1,0%, ma soprattutto è andato giù un po' tutto il paniere delle materie prime. Qui siamo su Bloomberg Commodity Index, vedete, ha fatto meno 2,43, ma poi ieri la parte da padrone l'ha fatta il petrolio, che è crollato di oltre il 5%, 4%, insomma ha fatto un'altra discesona non proprio da ridere, e discesa anche del gas naturale americano che è tornato sotto i 9 dollari, anche qui molto interessante questo movimento. Non sembra volersi riprendere l'oro, che torna decisamente verso il supporto degli 1,6 a 74, siamo 1,7 a 11, quindi anche qui molto probabilmente nei prossimi giorni andremo a vedere un doppio minimo sicuramente, quindi anche qui occhio a poter sfruttare eventualmente un'occasione di rimbalzo tecnico. E per il resto non ci sono sconti particolari, neanche per quanto riguarda le criptovalute, anzi andiamo a vederlo sul giornaliero, il nostro bel Bitcoin, che vedete oggi fa più 2,69, senza, diciamo, motivazioni particolari. Più che altro vedete siamo su questa linea qua, siamo intorno ai 20.000, stiamo cercando di assestarsi Bitcoin, di restare un pochino a galla dopo i sell-off degli ultimi giorni, dove ci sono state vendite di Bitcoin, qui in questa giornata qua soprattutto. Ne sono stati venduti tantissimi, vediamo un po', circa 11.000, che è davvero tanto, tanto, tanto. E qui invece sono andati giù intorno ai un po' di più. Adesso vediamo se riesco a prendere il dato, qui non me lo fa vedere, 9.000, ma è un valore più alto. Quindi davvero grossa svendita. La dominance resta vicina al 40% quanto da Bitcoin, ma il resto delle criptovalute per il momento si sta riprendendo un pochino. Ethereum più 4%, più 2,67, quindi BTC. Un po' tutte seguono in questo momento BTC, senza tante sorprese particolari. Non ci sono movimenti degni di nota in questo momento, soltanto Bitcoin, ovviamente tutto il resto delle criptovalute si muovono in simbiosi con i mercati, nulla di più, e quindi non è che ci sia molto di cui sciallare, per così dire. Torniamo un attimino sul Forex, andiamo a vedere cosa sta succedendo. L'euro-dollaro, l'euro-dollaro che torna sulla parità intorno all'1,09,
Qui è scambiato quindi proprio a 1. Guardate, anche qui è un difficile momento per l'euro, difficilmente si potrà riprendere velocemente. Per il resto non ci sono davvero molte notizie. E speriamo che Michael Burry stavolta sbagli un po' le sue previsioni, anche se ho i miei dubbi onestamente. Ultimo passaggio lo facciamo, che l'abbiamo fatto anche ieri, andiamo a vedere un attimino su Tesla, perché visto che abbiamo visto la scommessa di Burry che aveva fatto su Tesla, che di andare a put, quindi eravamo in Q2, quindi eravamo in questa fase qua, vedete, quando Tesla più o meno da qui, da questo valore qui, che adesso è equiparato a 3,79, ma prima era a 900, probabilmente più alto, era arrivata qui intorno a 204, ma prima era circa 700, quindi molto probabilmente qui Michael Burry si è portato a casa un bel gruzzoletto come al solito. Bene, per il momento è tutto, non ci sono altre notizie, ci vediamo ai prossimi aggiornamenti. Come sempre vi invito a mettere tanti like ai video, ad iscrivervi al canale, di aiutarmi a sostenere il canale, e se volete nei link sotto il canale trovate anche l'iscrizione al canale Telegram, dove pubblico giornalmente le analisi tecniche, tutte le informazioni, tutte le notizie. Ci vediamo ai prossimi aggiornamenti, stay tuned, finger crossed, ciao a tutti!